gli hanno consigliato di defilarsi. Eccoci. Lancio per Stoichkov, eccoci, colpo di testa, Arveladze, vedi il cambio, gol è buono e il cambio è stato giusto. Stoichkov, veramente grande altruismo per far fare gol al compagno. E al ora ci nono minuto è in vantaggio la squadra bianca con Arveladze. E beh, siccome Diego Armando Maradona è a un passo da Alessandra D'Angiò, Alessandra, hai tutto il diritto di avvicinarti e insomma chiedergli. Fisici salta questi appuntamenti ormai da tempo immemorabile, se gli manca la maglia della nazionale. Allora, mentre guarda, mentre segna Di Natale, ha cambiato il portiere, è entrato Weidenfeld. Pareggio, 14° minuto. Errore sulla costruzione del gioco e poi di. Bene, dai, mi ha ascoltato. E ti riporto la domanda di Alberto Rimedio, che dice appunto quando torna nazionale, visto che negli ultimi mesi appunto diverse cause di forza maggiore, diversi infortuni e acciacchi ti hanno tenuto lontano dal colore più amato. Beh, spero presto perché ci sono le finali di Nations, c'è la preparazione per l'europeo, quindi Mkhitaryan, Stoichkov, ancora Mkhitaryan in mezzo dalla parte opposta e questa volta non sbaglia Hugo Almeida. Al terzo. Giustamente è un amichevole, però ci sente, nel senso che, come dire, non l'avevo toccata, ha proprio messo i puntini sulla I. No, dicevo di Almeida, che si è accesa la partita però. Torna in vantaggio dunque la squadra bianca con Hugo Almeida, che da due passi non poteva sbagliare, a porta vuota dopo l'assist di Mkhitaryan, la sua esultanza proprio con l'armeno. E Zabaleta sempre in sovrapposizione, no. Stoichkov centralmente, Arveladze e il gol, 3-1. Stoichkov, l'abbiamo detto prima della partita, mi aspettavo da lui e da Ronaldinho, si è visto la classe, la qualità, l'eleganza anche nel passaggio in mezzo a due giocatori della squadra azzurra. E poi Arveladze già in nazionale ha segnato 26 gol e qui ne ha già piazzati due, lui che è stato attaccante, bomber, ha giocato in tanti paesi diversi, ricordiamo per esempio in Russia ma anche con i Glasgow Rangers di Natale, che però insomma aveva una opportunità clamorosa per riaprire questa sfida. Ancora Weidenfeller, arriva il gol, lo segna Iaquinta. Sì, esco non esco, non è uscito e si è visto poi come è andata la conclusione di Iaquinta. Sì. Vorrebbe il pallone Voronin dalla parte opposta, il pallone è preciso, Voronin! Diagonale, Cerci chiama 3-3. Il compagno, ma di fare la diagonale in effetti. Però il calciatore ucraino, nato da padre russo, ovviamente nato nella ex Unione Sovietica, in territorio ucraino, il papà era nato in territorio russo. Giocare per la pace, per questa, diciamo, con questa motivazione, insomma, condividere anche un po' di tempo con questi campioni. Voronin aggira il portiere avversario Bastos e poi deposita in rete, no, a porta vuota. Alberto, la difesa il vantaggio della squadra azzurra. Calcio d'angolo, sono andati sui saltatori, tra cui le Grottaglie, Nicola, uno contro, dribblare anche il portiere. Allora, doppietta anche per Voronin dopo Arveladze, un po' l'Europa dell'Est protagonista in questa giornata. Andrei Voronin, che ha giocato tanto in Germania con il Borussia Mönchengladbach, il Magonza, il Colonia, il Bayer Leverkusen, l'Hertha Berlino, il Fortuna Düsseldorf, poi è stato anche a Liverpool. Di Diego, Voronin, pallone in mezzo, Iaquinta fallisce una grande opportunità. Lo vede. Stato di Zuculini. Arriva il fischio dell'arbitro, vince 4-3 la squadra azzurra grazie ai gol di Di Natale, Iaquinta, la doppietta di Voronin per la squadra bianca, doppietta di Arveladze e rete di Hugo Almeida. Finisce per un